Presidente Ballarè, quale contributo i delegati di ANCI Piemonte porteranno all'Assemblea Nazionale? Beh, porteranno tutto il lavoro che è stato fatto in questo anno e porteranno i problemi. Il contributo sono portare all'attenzione di ANCI Nazionale, quindi di coloro che hanno i rapporti con i ministeri e con il governo, quelle che sono le problematiche sul campo, no, allo sportello rispetto ai cittadini. Questo è il nostro compito e poi abbiamo anche la capacità di proporre però le soluzioni, perché una volta che si individuano i problemi si pongono le soluzioni. Sarà un dibattito a tutto campo, chiaramente, che sarà molto focalizzato sul tema dell'immigrazione, perché questo è un grandissimo problema che sta interessando tutti i nostri comuni, in particolar modo i piccoli comuni, e ancora una volta si parlerà del ruolo dei sindaci, del ruolo dei comuni come frontiera rispetto ai cittadini. Unione di comuni, deve cambiare qualcosa nella legislazione e nella prassi? Beh sì, si è visto che insomma l'imposizione dall'alto non funziona, bisogna che questa unione, che tra l'altro è auspicata anche dai piccoli comuni che stanno comprendendo sempre di più come l'unione faccia la forza, come occorra unirsi per riuscire a fornire i servizi di primo o aumentarli, però occorre che le procedure siano procedure che vengono dal basso, quindi ci vuole una sinergia, non ci vogliono delle regole troppo ferre e rigide, perché poi non si adattano alle varie situazioni in cui i comuni sono immersi. È chiaro che i comuni piemontesi hanno una situazione, i comuni montagna ce ne hanno un'altra, in pianura, piuttosto che in altre regioni del nostro paese. E quindi non si può non considerare questi aspetti, che sono delle peculiarità in genere positive, ma bisogna invece sfruttarle, considerarle delle leve per arrivare all'obiettivo, che è quello di avere meno comuni più forti. Presidente, lei oggi ha annunciato anche il suo passo indietro. Beh, era doveroso dopo i risultati elettorali della scorsa primavera, che hanno cambiato la fisionomia del Piemonte e anche il mio status personale, per cui ho rimesso il mio mandato nelle mani dell'Assemblea, che alla fine mi ha chiesto semplicemente di soprassedere per qualche mese in modo da passare l'Assemblea Nazionale e avviare un percorso diciamo di nuova nomina del nuovo Presidente, che sia un percorso di coesione, un percorso non di rottura, ma un percorso di ragionato che porti ad individuare un presidente che sia veramente il presidente di tutti. Così come ha fatto Piero Fassino, farò altrettanto. Gli ringrazio ancora per la fiducia che hanno riposto in me per questo passaggio importante.